Presidente, un grande risultato, ma dovete accelerare per forza, dovete partire entro il 2023, ci sono delle scadenze, dovrà essere operativo questo sito entro il 2026 e quindi bisogna fare in fretta. Sì, per adesso ci godiamo il Natale con questo risultato. È vero, le scadenze sono dettate dal Ministero e sono molto pregnanti, per cui ci daremo da fare sin da domani, anche se avremmo dovuto cominciare ieri. Certo, prima risultato non va mai posto alla base un lavoro che può risultare inutile. Certo, noi ci siamo, ci saremo e cercheremo di portare il compimento che ci detta il Ministero. Questo sito che poi occuperà praticamente tutti i rifiuti organici della provincia, quindi è sicuramente il futuro e si andrà anche a risparmiare tantissimo sulla bolletta, abbiamo visto, però ci sarà anche un passaggio verso un gestore unico, una società consortile. In questo senso è intervenuto anche il direttore dell'Agir, il dottor Luca Zaccagnini. L'intento dell'Agir sin dalla sua prima costituzione era quella di cercare di creare una tariffa unica. Oggi come oggi la realizzazione di un impianto pubblico è un giusto viatico per poter affrontare queste problematiche di tariffa. Certo, avere un impianto che possa essere destinato all'intera provincia facilita anche una papabile, probabile e io spero aggregazione. Società consortile unica, tariffa unica, se quindi praticamente tutti i teramali della provincia, certo, pagheranno qui la parliamo, stessa cifra. Sì, qui però parliamo di impiantistica, nel senso che la raccolta è un altro settore, certo, che dovrà essere sicuramente gestito dalle varie realtà che già oggi ci sono. L'impiantistica e la visione della circolarità è un'altra.